Sono Fabrizio Sacco, direttore dello stagionamento di Miroglio di Govone La Stamperia. La scorsa settimana ci è venuto in mente di fare qualcosa per questo discorso della mancanza delle mascherine. Avendo Cotone Goz in casa, abbiamo pensato di fare un trattamento antigoccia e proporlo alla regione, che è stata subito entusiasta. Ci ha dato l'ok e abbiamo iniziato a produrre da venerdì. Produciamo 25.000 metri al giorno di questo tessuto, che poi viene trasformato in mascherine. Il prodotto che viene applicato è a 150 gradi con un minuto di trattamento, serve appunto come antigoccia. In pratica il droplet che arriva sulla mascherina non attraversa perché rimbalza o scivola. Il trattamento antigoccia è permanente per almeno una decina di lavaggi, ed è il bello che si può anche lavare questa mascherina, quindi lavata a 30 gradi, poi passata con un ferro da stiro ad alta temperatura, al massimo che può il ferro da stiro, si riforma il film che noi abbiamo creato qua, e il tutto quindi può essere riutilizzato. La produzione giornaliera è intorno ai 25.000 metri di tessuto. Abbiamo avuto parecchie richieste chiaramente da venerdì, quando si è saputo che siamo in grado di farlo. Quotidianamente il telefono squilla in continuazione, quindi ci stiamo attrezzando, stiamo prendendo questo tessuto Goz e dovunque lo troviamo, e per questa settimana, quindi per questi 5 giorni, siamo pieni, avremo la produzione fino a venerdì, poi stiamo cercando altro tessuto per non fermarci mai. Questa mascherina verrà utilizzata negli ambienti di lavoro, comunque per le persone che normalmente girano, perché crea appunto questa barriera per i droplet. Non è un presidio sanitario, ma è una barriera appunto contro le gocce, sia all'interno che all'esterno della mascherina. Sono Graziella Baldino. Sono la responsabile dell'atelier Miroglio e abbiamo iniziato a fare le mascherine. Come voi vedete, mi arrivano le pezzi di tessuto, le tagliamo e le confezioniamo. Riusciamo a fare circa 500 pezzi al giorno, io e le mie colleghe, perché mandiamo anche avanti la prototipia delle varie marche che ha il gruppo Miroglio. E la mascherina comporta il doppio ripiego da ambo i lati lunghi, e poi c'è lo stiro delle pieghe, il fissaggio degli elastici, e la fermatura delle pieghe, il sorgetto e ultimo stiro finale e l'imbustaggio a manuale, una per una.